Bentornati signore e signori al nostro gameplay di Final Fantasy V. Allora, ci eravamo lasciati con questo bossino. Vediamo un po' che cosa possiamo organizzare. Ho fatto vedere Galuf Domatore, mi sembra di sì. Forse no. Perdonatemi, io in realtà. Voi magari state vedendo gli episodi uno subito dopo l'altro. Ah no, vi avevo fatto vedere questo, il geomante. Ecco, sì, ora mi ricordo. Il domatore, tra l'altro lo trovo orribile, mi ricordo un mio amico. Capelli alla Nugine, come una pecorella, lo chiamavamo pecorella. E non mi piace troppo l'estetica del domatore, però. Perché mi ricordo il mio amico, però volevo farmelo comunque vedere. Abbiamo imparato come si chiama? Vento Bianco. Per le chiacchiere, quella bestia è il guardiano. Ti sconfiggetelo, sì, ma stai calmo, tesoro. Allora, Archeovis, Archiavis. Archeovis. Boh, vabbè. Allora, concentriamoci. Aga, porca miseria. Dunque, tuona. Vediamo cosa gli fa tuona. Beh, schifo non fa. Schifo non fa. Ci siamo anche fatti alle tende. Qui stavamo finendo le tende, tra l'altro. 441. Si può fare meglio. Pregio eolico. Madonna, il geomante fa più dell'invocatore. Porca miseria. Potremmo provare a lanciargli uno shurikenino. A me non è mai piaciuto il comando lancio del ninja perché io odio sprecare gli oggetti. Fantasy saprà, tra l'altro, da meme che non si usano mai gli elisir, eccetera. Io sono proprio così. Posso, lo evito assolutamente. Lo faccio solo col boss finale perché so che non servono più gli oggetti. Però anche lì. Recrimino sempre. Abbiamo visto comunque che fa un bel panno. No, minchia. Ghiaccio no, lo cura. Porca miseria. Vabbè, tanto gli facciamo così tanto col geomante che chi se ne. Prendiamo 1500 e si riprende di 400. Oh, non ha fatto 1500. Mai sta cosa? Avrà cambiato il punto debole. Vabbè. Tra l'altro mi pare di notare che con queste lame lunari non funzioni la cosa del Magilama. Porca puttana! Ma no, non riesco a capire quando cambia il punto debole. Non riesco a capirlo. Dovrebbe darti da game design un segno, un flash che dice il proprio status. Vabbè, qui eravamo agli albori, lo so, però. Minchia. Assorbe il fuoco, ma il ghiaccio non gli fa niente. Ok, dai. Diciamo che se ci si cura non è difficilissimo, è fattibile, dai, ci sta. Questo Archivis. Coda, mi fa ridere come attacco. Coda. Saetta finale. Non sei veramente finale? No, non è vero. Sta cosa che lo sfregio eolico fa più male dell'invocatore, comunque non me la spiego. Vabbè. Da quanta vita aveva sto ciccio qui? Mi sembrava di ricordare sui 10.000. No, li abbiamo già tolti 10.000, voglia. Forse erano 15.000. Andiamo avanti oltre. Essendo una boss fight. L'ho tagliata, le boss fight non si tagliano, a meno che non siano proprio pallose come non so cosa. Non credo di aver mai tagliato boss fight, non mi pare. Potrei ricordarmi male. Ah sì, è vero. Sì, ora mi ricordo. Sì. Tra l'altro nel Tactics. Oh, ce l'abbiamo fatta! Ah, ecco, no, è tornato subito. Nel Tactics lo facevo solo quando qualcosa era palesemente lento. Oh, che guardate che energia! Ecco il vero potere dei cristalli. Non è ben chiara questa cosa. Perché dovrebbe prendere energia dei cristalli?
Non mi pare che l'abbiano spiegato. Magari come Final Fantasy VIII, che ha molte informazioni di background nella guida. Perché? Ecco un'altra cosa che mi dà fastidio. Non mi dice quando non fa danno. Cioè, lo vedo che non fa danno, ma non mi dà un feedback. Beh, porca troia. Mi ha ammazzato quasi tutti. Proviamoci subitissimo. Immediata subito. Oddio, questo basta un colpo e ci tira giù. Stiamo finendo pure gli MP. La formazione dovrebbe essere più deboluccia. Mi fa incazzare. Cioè, adesso il geomante non fa più niente. Perché? Boh. Sarà di tipo vento? Non lo so. Energy. Dai, su. Qui stiamo finendo tutta la magia. Tra l'altro la nostra invocatrice mi sembra cieca o sbaglio? Cioè gli occhiali. Gli occhiali da sole non li avevo visti prima. A questo punto è meglio fare così. Almeno diamo fretta. Porca puttana. Uno, due. Ok, buono. La seconda trasformazione quanto aveva? Mi sembra 5000 HP. Non vorrei dire. Ho una pessima memoria, sì. Sì, c'è da dire che non arrivo preparato, cioè mi leggo la guida, ma cerco comunque di farlo abbastanza per i fatti miei. I Final Fantasy sono quei giochi, oh, finalmente, che vanno giocati con le guide per gli oggetti per non perdere troppo tempo. Il resto cerco di essere un giocatore onesto. Ah, livello di Galuf, Gaia, infuso eroi, perfetto. Lavoro, qui, diciamo. Cosa? Ok. Appenaci il bel cristalletto dopo una salvatina. Che guaio, deve essere sotto il controllo di qualcosa. È sempre così, dai. Anche nel quarto era così. Come si chiama il dragone? Ho un vuoto di memoria totale. Kain. Kain. Tanto somiglia pure a chi è. What? Porca troia, in faccia proprio, in facciazza. Oddio, questa chi è? Deus Ex Machina! Sì, è decisamente un Deus Ex Machina. Nonno! Guarda come galoppa. Nonno, sono così felice di vederti. Non era Sid quello che aveva il parente, sì, com'è che... Mi sono dimenticato. Era Sid, era Sid. Ah, carina l'animazione. Il, tu sei il. È un colpo di plankton. Memoria. No, non mi sei mancato così tanto. Lui è morto intanto. Oh, non preoccuparti, l'ho solo colpito. Dov'è Lenna? Lenna, Sarisa, sei davvero tu? Sei davvero tu? Non posso crederci, sei viva. Papà! E si spacca anche questo. Cazzarola. Si sta liberando. Ex Death. Sì, ci ho messo un po' a ricordarmi il nome, pardon. Sempre questa cosa dei tizi che tradiscono, dei sigilli. Era davvero un. Secondo me. Sta cosa dei sigilli specialmente. Per esempio. Ok, no, ve lo dico dopo.
Che piacere rivederti, sono tornato. E poi lui è uno stregone, se ho ben capito. Cristalli, obbedite la mia magia. Eliminate questi vermi. Figata. Ah, cazzo, è fritto. Razzol. Sì, sparisce sempre. Il cattivo anche nei Power Rangers spariva sempre, quindi è un cliché davvero molto molto vecchio. Fa le sue cose e poi ci rivediamo e ci lascia puntualmente al cattivo di turno. Luce della terra, palesati e riappropriati della tua essenza. Così, debotto. Papà, papà! State indietro, il cristallo... Cosa sta succedendo? Perché ruotano questi cristalli? Vabbè che sono magici, però... Niente, li ha gettati in aria e poi di nuovo a terra. Aspetta, non puoi morire. Non sono stato un buon padre. No, no, non volevamo dirlo, ma no. Fatevi forza. Raxel, prenditi cura di loro e poi sposale. Come? No, non lasciarci. Sposale entrambe. Così diventa una dinastia come quella dei Targaryen. Un figlio da una, un figlio dall'altra. No, lo ammetto, queste sono le mie fantasie, non quelle di Barz. Vabbè, piamo se il tesoro e andiamo, che si è fatta una certa. Tutti lei si diciula. Che miseria. Cioè ce n'è uno. Un cristallino. Un smino. Lo spirito di un guerriero. Samurai. Dragone. Ballerina alchimista. Ok, la ballerina ve lo potete tenere. Il samurai però tanta roba. Tanta robina. Che sta succedendo? Stanno cadendo. Dobbiamo uscire di qui, forza, all'aeronave! Lenna, muoviti! Mi sono sempre chiesto, ma i cadaveri rimangono lì e non sono visibili nei Final Fantasy o scompaiono veramente? È un simpatico elemento ludonarrativo, perché non credo che sia sparito come succedeva in Final Fantasy X. Tra l'altro capolavoro, e credo di averlo già detto, non mi ricordo. Quindi è molto strana come cosa. Diventa polvere. Cioè, puoi fare le tombe altrimenti, no? Visto che qui c'è la tomba del padre e della madre. Se spariscono, non ha senso. Ops, abbiamo fatto danni. Cazzarola, scusate. Non sono stato io. Lenna. Papà, non c'è più, vero? Tra l'altro perché se lo stesse chiedendo, quando dico papà, sto imitando il lenzuolino di Lorenzon. Pochi probabilmente conosceranno, ma quei pochi che conoscono sono i migliori. 30 anni fa venne qui per distruggere i cristalli. I guerrieri dell'alba lo imprigionammo con il potere dei cristalli. È andato bene per più di 30 anni. È andato bene fino adesso. Non si imprigionano i cattivi. Abbiamo perso le meteore e siamo tornati. Come faceva Dragon Ball? Non solo Ex-Detel era libero. Capisco. Perché abbiamo abusato dell'energia dei cristalli, vero? No. Ma che dici? No, siamo stati noi a lasciare. Avremmo dovuto trascinarlo sul nostro mondo.
In effetti siete un po' delle merde. Avete lasciato la vostra spazzatura nel nostro mondo. Porca puttana, cioè ci si comporta così? Allora tornate a casa? Eh sì. Già, dobbiamo bloccare di nuovo Exdeath. Il meteorite di Krill dovrebbe portarci a casa. Non ho capito bene la logica del funzionamento di questi meteoriti, però vabbè. Dovrebbe riuscire a fare un ultimo viaggio. Grazie di tutto, mi mancherete. Beh, grazie e belle cose. Ma che dici? Noi veniamo con voi? No, se ne parla. Questo è l'ultimo meteorite. Non potreste più tornare a casa dopo essere arrivati sul mio mondo. Addio. Ciao. Arrivederci. C'è da dire che il protagonista è accerchiato da fregna, eh? Adesso c'è solo lui. Prima sembrava l'allegra famigliola, adesso è un po'. Carino comunque il mondo di gioco, anche se tutto quel verde sui monti fa un po' strano. Avevi visto un po' di marrone? Allora, siamo al comando della nostra navicella. Qui c'è un meteorite. Prima non c'era mi pare. O sì, no? Sì, no? No, sì, boh. Rax, sì? Stavamo pensando. Stanno ancora lottando sull'altro mondo e dobbiamo vendicare papà. Galuf è uno di noi, Raxod, sapevamo che avresti capito. Ma signore, ma dirlo 5 secondi prima? È così. I meteoriti non hanno abbastanza energia. Ma cazzo, ma ragazzi, pensateci prima a ste cose. Vedrete che troverò una soluzione. Sempre Sid deve pensarci. Allora, ho cambiato un pochino, forse ci siamo anche allenati. Ho messo l'Enna Samurai. Perché ho pensato che alla fine va bene farla samurai, visto che abbiamo già un ninja. Zeninage. Lei rimane sempre ad apprendere la magia blu e invocatore, anzi invocatrice. Va bene, allora quello che ci tocca adesso è parlare con Chocobo, con Sid. Che ci fate? È pericoloso. La davantita ha cominciato a emettere delle onde di energia. Abbiamo pensato di rimetterla dove l'avete trovata. Che cazzo di giro state a fare? Per 1.000 bulloni, il pavimento sta assorbendo. Pensi che il meteorite si stia ricaricando? Forse potrebbe farcela a portarci da Galuf. Potresti aver ragione, di cosa state parlando? Ho capito, ma questo pezzo di adamantite è troppo piccolo. Questa meteorite, questo, non ha abbastanza energia. Ecco, potremmo riuscire ad arrivare sul mondo di Galuf. Dobbiamo collezionare le varie adamantiti di tutti i meteoriti. Andate, andate! Armiamoci e partite! Allora, cominciamo dalla prima. Ve le faccio vedere tutte, credo, in questo video. Vediamo se ce la facciamo. Allora, la primissima, non mi ricordo neanche che boss era. Aspettate qui, torniamo subito. Senti che musichetta. Non pensate che siano lì dentro da troppo, forse è meglio andare a dare un'occhiata. Tu sei inutile! A parte la prima ora di gioco non sei servito più a niente. Dimmi che non ci sono mostri, spero di no. Oh, che cazzo. What? Ah, la manticora. Bene, bene, bene. Vediamo un po' quanto è forte. Attacco critico, ma non tanto forte, dai. Le facciamo almeno 500, se non 600 di danno. Idrorespiro. Lei, come vedete, è sempre una maghetta. Perché la cura ci deve sempre essere. Vediamo cosa le fa. Dimmi che non cura, ti prego. 560. Al vermone aveva fatto 7000. A lui, 560. Vabbè, ci sta. Ci sta.
275. Lo respiro. Pure lei. Porca troia. Dino. Cosa possiamo fare? Non ho mai provato l'artiglio letale, ma non penso di cominciare adesso. Magia rossa. Non mi ricordo che cos'è letale su questa manticola. Ah, aero. Un po' di male fa, dai. Magari un giorno useremo anche vento bianco per curarci. Non avete idea della fatica che ho fatto per avere vento bianco, signori. Ramo, ma sì, proviamolo. E poi proteggiamoci magari. No. Possiamo fare. Allora, vediamo un po' quanto gli fa. Proprio pochino. Almeno ci proteggiamo. Con lui continuano ad attaccare. Alla fine lui, la nostra forza d'assalto. Già finito. Ci sta. Perfetto. Forza. Ovviamente vi taglio i viaggi perché sono una pallosità. State bene? Ci è mancato poco. Andiamo al prossimo meteorite, sì. Quindi dicevo, vi taglio queste pallosità direttamente con un fast travel. Eccoci qui, tada! Prossimo meteorite, chi è? Vediamo un po'. Karnak. Forza, Mid. Yeah. Ma di nuovo? Per dindirindine, pieno di mostri. Andate voi. Vabbè. Vediamo un po' chi c'è qui. Altri tesori, ok. Che è sta melma? Ah, è tipo un blocco. Titano! Madonna che figo! Ma questo è un titano corazzato. Siamo palesemente in Shigeki no Kyojin, signori. Allora, innanzitutto proteggiamoci. Lenna che bella che ha 1045 di HP finalmente. Bupia, buttali via. Siamo diventati belli tostini, mi sembra. Ci siamo allenati un bel po' anche con i draghetti, anche se non ve l'ho fatto vedere. A forza di ramo. Ma sì, dai, un altro video respiro. Uff. Scuoti terra. Porca miseria. Non è morto nessuno, che figata. Ah, questo è come il Behemoth di Final Fantasy X che ci fa meteo finale. E abbiamo ottenuto Titano, porca troia, ho letto che Titano è fortissimo, non ha punti deboli, tranne che per i nemici volanti. Abbiamo trovato il nostro migliore amico. Quanto mi piace avere i nuovi Eidolon. L'adoro come cosa. Mi sta balenando l'idea di portare anche Final Fantasy IX. Non lo so. Ho pensato, visto che mi farò la Steam Deck, se riesco a registrare da OBS e da Steam Deck, ci provo. Voglio vedere come viene. Sì, questo esce proprio, così a cazzo duro. Porca miseria. Allora, qui ci voleva una strategia. Io vi faccio vedere com'è fallire quella strategia. Quindi ne ho ucciso uno. Guardate cosa fa. Beh, non l'ho ancora ucciso. Guardate cosa succede. Poi ho scelto di colpirli tutti. Con il mio respiro. Pam! Miracolo. Quello è morto. Ha usato miracolo per riportare in vita uno dei caduti. Ma non c'era nessuno. Però guardate cosa fanno. Appena li uccidiamo. Tra l'altro il ghiaccio non gli fa una sega, va bene. Questi sono nemici insidiosi, la guida consigliava di usare l'elemosina del samurai, ma io non butto soldi, proprio no. Ecco, avete visto? Lui usa un miracolo, riporta in vita uno. E niente, lui niente, lui niente, lui niente, e muoiono. E se ho ben capito, ogni volta che muore, questo qui riporta in vita qualcuno.
Quindi siamo letteralmente fregati. Devo assolutamente buttare soldi. Ecco, miracolo. Porca puttana, li porta in vita tutti quanti. Quindi io ho fatto una cazzata ad attaccarne uno. Dovevamo attaccare tutti insieme. Ho rifatto completamente. E adesso ve la faccio vedere come si fa decentemente. Ecco, ecco, con Titano. Boom! Ok, lui si cura ma frega cazzi. Cura lui, si cura ma frega cazzi. Vabbè, abbiamo capito l'antifona. Non possono fare granché. No, ma ci hanno attaccato, non mi ricordo. Perché alla fine sono solo un dito in culo per essere eliminati, ma... È chiaro che il nemico, se il suo unico potere è tornare in vita, è solo una rottura di palle. Allora, vi siete bloccati? Io... Lui in difesa. Lei... Di nuovo Titano, così ve l'ho mostrato subito. Di una figata, onestamente. Sembra che dica, porca troia! Sul cesso. Niente, 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 niente e... niente. Tada! Tutti morti, figata. Mi è piaciuto un sacco questo episodio, davvero fico. Questo fanno 4 meteoriti. Sì, perché Adamantois l'avevamo già battuto. Ora dobbiamo dirigerci proprio lì, la zona lì. E lo faremo nel prossimo episodio, credo proprio. Ah sì, adesso ci dobbiamo salutare come l'orso nella casa blu. Ci vediamo al prossimo episodio, un saluto a tutti!